il nostro paese, come tutti i paesi occidentali, sono soggetti alla minaccia del terrorismo. Sicuramente, visto che in alcuni paesi questi eventi sono già manifestati, dobbiamo essere preoccupati per quanto riguarda anche il nostro paese. Il continuo arrivo di clandestini, lei come lo vede? Questo può essere un elemento, visto l'elevato numero di soggetti che arrivano, che può acuire le preoccupazioni legittime dei cittadini. L'ultimo arresto che c'è stato a Manerbio in provincia di Brescia fa presagire la presenza di altre cellule nel nostro paese? Ma ci sono tanti lone wolf, lupi solitari, che possono attivarsi all'improvviso. È una sfida importante, delicata e anche difficile individuarli e prevenire le loro gesta. Sicuramente la politica scellerata che ha portato a far entrare tutti nel nostro paese senza fare dei controlli adeguati e a tenere tutti nel nostro paese anche quando magari professano degli ideali che sono contro la cultura occidentale non aiuta. Lei come giudica il decreto antiterrorismo approvato di recente dal governo Renzi? Io ho detto che ci sono alcuni spunti interessanti, ma anche delle carenze che vanno assolutamente colmate. Penso ad esempio alla predica che può essere fatta ancora in arabo all'interno delle moschee o dei centri culturali. In Austria a gennaio hanno approvato una legge in cui si dice che tutte queste prediche, questi indirizzi, tutto ciò che viene fatto all'interno delle moschee deve essere fatto in tedesco ed è diventata legge di quel paese. In Francia hanno approvato un decreto che prevede la possibilità contro i terroristi di agire in modo molto duro per quanto riguarda le intercettazioni. Noi siamo qui ancora a chiedersi se contro i terroristi dobbiamo difendere il loro diritto alla privacy oppure capire che abbiamo a che fare con soggetti che ci vogliono annientare.